esiste una Venezia fuori dall'ordinario, che ancora pochi conoscono, fuori dai circuiti del turismo di massa. Per conoscerla bisogna addentrarsi nelle sue isole meno conosciute. Tra queste vi sono ancora luoghi dominati dai silenzi e dai suoni della natura. Sono isole a volte quasi disabitate, con vegetazione e fauna caratteristiche della laguna. Una di queste è San Francesco del Deserto, isola che si trova di fronte alla più conosciuta Burano, con le sue tipiche case colorate. San Francesco del Deserto, con il suo profilo inconfondibile, ricca di cipressi, oggi come allora è dominata dal silenzio e dalla preghiera. È infatti abitata attualmente da 6 frati francescani. Quest'anno ricorrono gli 800 anni dell'arrivo di San Francesco nell'isola che prende il suo nome. Correva l'anno 1220. San Francesco arrivò nell'isola di ritorno dalla Terra Santa, dopo il famoso incontro con il sultano, al tempo della Quinta Crociata, dove era stato per cercare di risolvere in modo pacifico la questione. Dopo l'incontro, il santo partì alla volta di Venezia, cercando un posto isolato dove pregare e riflettere su quanto aveva vissuto. Nella sua biografia, San Bonaventura ci racconta che il santo arrivò nell'isola assieme ad un altro frate, su un'imbarcazione veneziana, e che qui avvenne il miracolo degli uccelli. San Francesco, mentre attraversava la laguna di Venezia, arrivò in un luogo dove c'erano moltissimi uccelli che cantavano. Francesco e Padre Illuminato si misero a pregare, ma, ad un certo punto, gli uccelli cantavano talmente forte che due frati non riuscivano a capirsi. Allora San Francesco chiese loro di far silenzio, e così fecero. Nell'isola che si chiamava originariamente Isola delle Due Vigne, San Francesco costruì una capanna vicino ai resti di una vecchia cappella bizantina. Se ne andò 2 mesi dopo, e il padrone dell'isola, un patrizio veneziano di nome Jacopo Michel, fece costruire una piccola chiesa, dove prima c'era la capanna del santo. Nel 1233 la donò all'ordine francescano, e da allora diventò un importante luogo di devozione. La presenza francescana non l'ha più abbandonata, se non negli anni delle pestilenze in laguna. Perciò venne chiamata Isola Disertata, o popolarmente del deserto. Si possono ancora oggi visitare le strutture esistenti nelle varie epoche. Il bel chiostro del 200 con il pozzo, un secondo chiostro del XV secolo. Il grande convento, fondato attorno alla piccola chiesa del 200, ora con cappella del 400 e il tipico soffitto a carena di nave. Particolarmente suggestiva è la cella dove San Francesco pregò, minuscola stanza di pietra muta. Si può anche vedere ciò che rimane dell'albero nato dal bastone che il santo piantò per terra. Morì nel 1701 abbattuto da una tempesta. Una parte dell'albero si trova anche nella grotta al centro del giardino. Dal 1806 era stata occupata prima dalle truppe di Napoleone e poi dagli austriaci e trasformata in una polveriera. Ma l'imperatore Francesco Giuseppe, in luna di miele, decise di restituirla alla diocesi di Venezia. Così l'isola tornò ai frati francescani. Oggi i frati permettono di visitare questa particolare e stupenda isola al visitatore che rispetti le loro regole di silenzio e le ore di preghiera. L'isola di San Francesco del Deserto, come se fosse rimasta sospesa nel tempo, incanta con il suo silenzio e la sua pace. 7 ettari di parco circondati dai cipressi. A ovest si staglia all'orizzonte il campanile di San Marco, a est il profilo di Burano. A nord, lontane, si possono vedere le cime delle Dolomiti.